Oroscopando questa settimana è qui al Parco di San Sebastiano. Beh, iniziamo con una cosa fuori programma, anche perché è giusto che segnalare alla sindaca, sì, alla sindaca Virginia Raggi, quello che non va. Guardate questo proclama: il gioco, vietato il gioco della palla, danneggiare prati, piante e fiori, accedere con cicli e motocicli. Se adesso il mio cameraman fa una panoramica, potrete osservare che qua dentro c'è di tutto, manca solo che si faccia qualcos'altro. Vabbè, potrebbe anche essere, non è a vista, ma comunque potrebbe anche essere. Intanto qui ci sono ragazzini che giocano a palla, gente che è entrata con la bicicletta, con i motorini, con tutto e di più. Boh, non lo so, si vede che le segnalazioni non servono proprio a niente, specialmente a Roma. Sindaca, mi raccomando, faccia attenzione, si metta subito sulla... devono mettersi sull'attenti con lei. Ciao Virginia. Cominciamo con Oroscopando. Questa settimana va dal 18 al 24 luglio. Cominciamo subito con l'Ariete, segno di fuego. Amore ed erotismo a spron battuto. Il caldo non ti fa paura e la sessualità per te è al primo posto. Quindi sotto le lenzuola ti comporterai egregiamente, caro Ariete, lasciando di stucco il tuo partner. Non avere paura di sentirti solo o sola, perché le occasioni saranno molteplici e abbastanza soddisfacenti. Questa settimana, Ariete, tu avrai 5 S. Vai alla grande, a spron battuto. Come potete vedere, sono vestita di giallo. Il giallo è il colore dei bambini, qui è pieno di bambini, eh? Toro, avrai una vita sentimentale tra il grigio e l'opaco. Venere non ti è tanto amica in questo periodo, i rapporti saranno freddi sotto l'influenza di Marte. Sarai arido e non avrai voglia di concederti. Periodo confuso per la vostra vita futura. Solo 3S purtroppo. Prima di parlare dell'estroverso Gemelli, volevo annunciarvi che qui vicino ci sarà il concerto di Bruce Springsteen. Siamo sabato, oggi è sabato, quindi questo oroscopo verrà pubblicato lunedì, però io mi sto sentendo le prove già, le sto pregustando, perché io sentirò solo le prove, perché Roma è veramente al collasso questa sera. Andiamo avanti. Gemelli, in amore non conoscete ostacoli al momento, siete predisposti alla conquista e se siete in coppia farete scintille con il vostro partner di sempre. Avete una padronanza di linguaggio e vi farete capire anche senza parlare, basterà uno sguardo o la piacevolezza di una carezza o di un vostro tocco a rendere arrendevole chi vi sta vicino. 5S questa settimana. Vai proprio forte con le carezze, Gemelli, eh? Cancro. Beh, il cancerino sappiamo è molto romantico, quindi in questa settimana però farete tantissimo sesso per il gusto di procreare, cioè di mettere in cantiere qualche bel pargolo. Se non state attenti alle procreazioni, questo parlo per gli uomini, potreste fare centro e trovarvi, men che non si dica, padre all'istante. Sarete tentati da un erotismo godereccio, evitando fantasie spinte. Se siete della terza decade, beh, oltre ad avere i pensieri in subbuglio avrete anche i sensi in ebollizione. 4S questa settimana. Andiamo con un altro segno di fuoco, il leone, il mio segno, scusate, lo dico sempre, è un tormentone ormai. Avete una Venere esplosiva e sarete particolarmente attraenti e pronti a splendere nel rapporto di coppia o in nuove avventure amorose. Avete una sessualità prorompente e andrete oltre le vostre capacità amatorie. Sarete capricciosamente erotici. 5S questa settimana. Beh, anche tu alla grande, leone o leoncina. Vergine, Venere vi aiuta a non cadere nella trappola della crisi sentimentale e vi riporterà una stabilità che avrete chiamato spesso e volentieri. Con questa Venere è il momento ideale per ristabilire armonia in un rapporto che si era un po', diciamolo, spento e anche allontanato. Siete un po' gelosi dell'altro partner e questo vi porta a non ragionare. Sorridete di più in questo periodo. Smile! 4S questa settimana. Bilancia.
Beh, la bilancina è un segno d'aria, quindi i rapporti diventano in questa settimana più coinvolgenti e meno tempestosi. Potrete contare su un clima semplice di grande intesa. Per i singoli invece ci saranno incontri e un'amicizia può trasformarsi in un amore a lunga durata, con una punta di romanticismo che non guasta per un sentimentale d'altri tempi come te. 4S questa settimana. Andiamo al nuovo segno zodiacale, che è lo Scorpione, che è un segno d'acqua. Io specifico. Avete una Venere dissonante e avrete un diavolo per capello in questo periodo. Inoltre Marte può accentuare la crisi d'amore, ma è questione di pochi giorni. Tenete duro e soprattutto evitate aggressioni fastidiose per voi e per altri. Tutto si appianerà e ritroverete la pace grazie anche ad amici di lunga durata. Quante S avete? Solo tre, pochine, molto poche. Andiamo ad un altro segno zodiacale, che è il Sagittario, segno di fuoco. Questa settimana vi va molto bene, Sagittario. Venere è ottimale e vi riaccenderete alla passione, avrete una sessualità semplice, costante, ma molto forte. I legami di lunga durata avranno una rinascita, anche quelli più scialbi. Saturno è l'unico handicap, perché potrebbe liberarsi dei rami secchi e fare fuori qualche partner di lunga durata che se ne avrebbe a male. 5S questa settimana. Andiamo al Capricorno, segno di terra, segno con la testa molto dura. E se avete fatto caso, molti Capricorno maschi sono maggiormente stempiati rispetto agli altri segni, ovviamente. Vi risveglierete dal sonno che avete accumulato in queste settimane e osare di più. Le coppie consolidate avranno un momento di esplosione erotica che non avevano da tempo. Il consiglio per i single è di essere meno timidi e pronti a percorrere nuove strade che risulteranno avvincenti. 4S questa settimana. Acquario, segno ovviamente d'aria. Volete un rapporto forte e inossidabile e nello stesso tempo qualcuno che vi lasci ampi spazi di libertà. Sarete stuzzicati dal desiderio di provare nuove esperienze erotiche. Ardere di piacere può farvi passare meno freddo di quello che siete abitualmente. 4S questa settimana. Andiamo all'ultimo segno, quello dei pesci, il fanalino di coda, quello che poi in realtà si prende tutte le cose, i vizi e le virtù di tutti gli altri segni, essendo l'ultimo. Pesci, Venere vi suggerisce nuove tecniche di seduzione, regalandovi fascino e capacità di ammaliare mai provate prima. Avete uno sguardo che penetra e fa breccia più della vostra fisicità. Siete timidi, ma sotto sotto siete un vulcano pronto ad esplodere. 5S questa settimana. Oroscopando finisce qui. Ebbene, io sto rischiando che qualcuno mi spari, nel senso buono del termine, una bambina con l'acqua. È innocua. I bambini sono un bene prezioso, ricordiamolo sempre. Certo, dovrebbero non giocare nei posti dove non si dovrebbe giocare, ma comunque quello non è un problema. Quello è un problema delle leggi che non sono attuate bene a Roma. Virginia, se ci sei, batti un colpo, mi raccomando. Comunque, a parte questa polemica, Oroscopando vi dà appuntamento alla prossima settimana, dal 25 luglio in poi. E poi finiamo e concludiamo quest'estate in bellezza con l'oroscopo di agosto. Ciao!